Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattia e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video ci tengo a approfondire un argomento che è già stato affrontato sul mio canale a inizio anno, per quanto riguarda la legge di cui ve ne avevo parlato, che è stata rifiutata da Luca. Alla lettera Q. Ora noi solleviamo questo aspetto e vorrei sia chiaro, la posizione della Lega è chiarissima. Giusto questa mattina Matteo Salvini insieme al collega Campari ha presentato un disegno di legge a tutela degli animali. Noi siamo per la difesa degli animali, ma non possiamo accettare che con la scusa, e lo dico chiaramente, all'articolo 14, di tutelare la salute. E noi su questo siamo convintamente impegnati. Abbiamo migliorato questo testo, anche ad esempio vietando la commercializzazione dei ciprinidi, obbligando la reimmissione dei ciprinidi. È stata una battaglia del senatore Bossi, quindi questo testo l'abbiamo migliorato. Non possiamo accettare che si vieti l'importazione, la detenzione e la commercializzazione di qualsiasi animale esotico, a prescindere dal pesciolino dell'acquario al pappagallino. Ora uno potrebbe dire, ma è possibile che si tratti in Senato un argomento del genere? Ebbene, è fondamentale trattarlo perché sulla salute non abbiamo nulla da imparare da nessuno a livello nazionale e abbiamo aderito già dal 75 alla Convenzione di Washington per la tutela delle specie protette, animali e vegetali. Ma non ci si può venire a dire che con questa scusa si possa ammazzare un intero comparto. Cito dei dati, appena alcuni. La FOI, la Federazione dei Ornitologica Italiana, dei produttori, conta e ha inanellato quest'anno 1.700.000 esemplari, oltre il 30% sono esotici, e quindi quasi 600.000, l'Associazione Italiana Allevatori Pappagalli, 160 aziende con 20.000 esemplari solo quest'anno calcolati e numerati, ebbene c'è un intero comparto fatto di produttori di gabbie, di produttori di mangime, di veterinari specializzati che rischiano di essere messi in ginocchio per non il recepimento di una disposizione europea, perché quello l'hanno fatto tutti i paesi, ma perché, come sempre, noi ci imponiamo qualcosa di più e troviamo la scusa per una battaglia ideologica per creare un danno. Intanto a milioni di italiani che in casa hanno un animale d'affezione e non vedo perché, oltre al gatto o al cane non si possa avere un altro animale, ma anche per danneggiare un comparto che conta decine di migliaia di addetti e di posti di lavoro. Quindi la richiesta che noi abbiamo fatto in commissione, trovando accoglimento da parte del Presidente e dei colleghi, è stata di fare un approfondimento. Preso atto che è impossibile, non potevamo bloccare l'intera legge di delegazione europea per correggere quello che è un evidente errore e andare alla quarta lettura, l'invito, la richiesta, l'appello che noi rivolgiamo al Governo è di porre rimedio a questo errore, che di fatto non solo non aggiunge nulla in termini di sicurezza della salute, ben vengano i controlli, ben venga la repressione dei fenomeni, ovviamente, delle azioni illecite, ma distrugge un comparto e addirittura potenzialmente potrebbe favorire l'aumento del commercio illecito e del commercio illegale di esemplari esotici. Quindi quello che noi chiediamo al governo è l'impegno nei passaggi successivi di rimediare e dare un messaggio fin da oggi di tranquillità a moltissime persone che rischiano di veder anche compromesso il rapporto affettivo con un animale e un'azienda che può veder chiuso la propria attività e messe famiglie sul lastrico. Grazie. Ma è stata appunto accolta dal Ministro della Salute e quindi a partire del prossimo anno inizieranno i divieti degli animali. Però attenzione, non tutto è perduto perché Italian Gekkos, Rettilene,
Carta guida e Bassi Garden, che sono dei ragazzi fantastici che ho conosciuto, appassionati anche loro come me di animali, e stanno facendo di tutto per cercare di cambiare le carte in tavola. Italian Geckos, che è veramente qualcosa di super grande, sta cercando ovviamente tutti i modi per cercare di che cambino appunto questa legge. E quindi ho deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione dove praticamente consiste nel scattare delle foto a un appassionato, un allevatore di animali in compagnia del suo animale esotico, con il nome e l'età dell'animale e il nome e l'età dell'allevatore, con l'hashtag facce da esotici. Ne approfitto anche per lanciare un hashtag che è Animali che passione, quindi mi raccomando, e tramite queste foto, che ovviamente ho aderito anch'io, tramite queste foto è stata lanciata una petizione che vi lascio nel primo commento, mi raccomando, firmate la petizione e cerchiamo di evitiamo di far entrare in vigore certe leggi proibizioniste da gente ovviamente che non se ne intende e pubblica solo disinformazione e basta. Quindi mi raccomando, petizione, primo commento, firmatela perché è molto molto importante per noi appassionati. E a partire da maggio dell'anno prossimo dovrebbero sospendere i mammiferi. Noi però appunto allevatori, noi appassionati, diciamo allevatori, noi appassionati non vogliamo assolutamente che questo accada. Per adesso sono loro in vista dei rettili e di altri animali come volatili, non si sa nulla. Però dobbiamo a tutti i costi modificare questa legge. Quindi vi lascio la petizione nel primo commento da firmare. Per favore, firmatela, servono tantissime firme. Mentre invece Tartaguida, anche lui che è un grande, anche lui è un allevatore di axolotl e di tartarughe, adesso non è, no, no, di tartarughe acquatiche non ne so tantissimo, quindi non vorrei sbagliare a pronunciare i nomi, non mi intendo però di axolotl, ne sono sicuro. E anche lui ha scritto un articolo al riguardo che vi lascio in descrizione, il link dell'articolo, vi lascio e così diciamo che stiamo cercando un po' tutti i metodi per cercare di cambiare le carte in tavola. Per quanto riguarda Bassi Garden, anche lui ha partecipato alla campagna come tanti altri appassionati e devo dire che ha veramente un sacco di animali fantastici. Complimenti, riuscirò a venire a trovarti. E lascio magari qualche foto. Guardate che splendidi animali che ha, tra l'altro Michael è anche un mio collega. Ok, come qua ragazzi, allora sono il Mattia del futuro. Volevo aggiungere che Ele è una grande appassionata di natura e animali, ne ha veramente tantissimi e sono veramente straordinari. Io vedo le sue storie ed è una grandissima allevatrice di rettili. E per quanto riguarda me, allora, per chi mi ha aiutato e mi ha trasmesso la passione, ovvero mia nonna, e quello che ho avuto, quello che ho e mi sta aiutando, quello che avrò e chi anche mi aiuterà, e voglio dire che ho tanti tanti progetti per il futuro e non sarete di certo voi a impedirmelo. Sicuramente vi chiedo di condividere questo video, mettere un bel mi piace e condividere la petizione. Ora ripasso la parola a Matteo del passato. E a un'altra cosa che è accaduta, a quanto pare, a una fiera di animali esotici a Noveglio, che si è tenuta qualche weekend fa. Io non ci sono stata perché non frequento molte le fiere, mi piace farle,
come ovviamente acquirente, e ok, giro, osserva. Però ultimamente, da quando è iniziata questa situazione, non ne sto frequentando purtroppo. Però in questa fila di Novegro che si è tenuta qualche weekend fa, sono arrivati anche degli animalisti. Ovviamente, fortunatamente, chi di dovere è impedito di entrare e hanno iniziato a offendere chi comunque sia usciva magari con il suo animale per mano, come per esempio un giacolopardino o addirittura chi entrava. E allora l'alta guida, che è tornata all'entrata ovviamente per discutere, possiamo dire così, e devo dire che sono stati anche molto maleducati nei suoi confronti, perché certo non l'hanno nemmeno ascoltato. Uno ha instaurato un dialogo, possiamo dire così, tra tante virgolette, dove diciamo che non è stato proprio cortese, anche perché si è messo, mi aveva detto, siete tutti onnivori, mangiate gli animali, cioè, cose così. E poi un'altra cosa che sono uscito a dire, se ve lo dico io cosa ho detto, è stato detto che lui o loro preferiscono l'estinzione della specie piuttosto che salvaguardarla. Ci sono animali che comunque sia in natura non ci sono, come per esempio gli axolotl, come già vi ho detto, alcune tartarughe, l'ara giacinto, che in natura sono estinti e sono salvaguardati e vanno avanti solo perché ci sono allevatori che li allevano in cattività. Cito anche Marco Isidori, che è anche lui un appassionato di acquariologia e terroristica, anche lui ha tanti animali, tartarughe, pesci, un sacco. Però, cioè, ma io non ci posso credere che comunque sia venga detta una roba del genere, ma come puoi preferire l'estinzione della specie piuttosto che salvaguardarla in cattività? Dai, ma non esiste. E nulla. Vi lascio al video in diretta che ho fatto Tartaguida e mi raccomando, la petizione, vi lascio anche l'articolo in descrizione di Tartaguida che si sta facendo in quattro per noi. Allora, io devo dire che sto facendo poco, però cerco anche di dare una mano perché c'è in gioco la nostra passione e dobbiamo cercare di salvaguardarla. Quindi mi raccomando, firmate la petizione nel primo commento e nulla, io vi lascio alle parole di Tolta Guida e ciao ragazzi. Allora, siamo qui a Novegro e ci sono questi, boh, saprei neanche come chiamarle, persone che stanno manifestando il loro diritto di parola, libertà d'espressione. E ben venga la libertà d'espressione, ma capiamo le loro ragioni, vediamo le loro ragioni concrete quali sono. Mi perdonatemi per l'audio, ma c'hanno i megafoni, non si capisce niente. Ve li faccio vedere. Aspettate, che qua non sono pratico. Vediamo le loro ragioni degli animalisti qua in fiera Novegro. Non cambiamo radicalmente il nostro comportamento. Primo, smettere di mangiare gli animali. Giusto! Secondo, smettere di indossarli. Terzo, smettere di venire in queste schifezze, in questi campi di concentramento, in queste galere, a guardare e a comprare gli animali. Forse allora questo mondo sarà un mondo migliore, fino a quando ci sarà il potere onnivoro, perché noi siamo in una dittatura onnivora e gli animali lo sanno bene, lo sanno bene. Poi concludo, noi dobbiamo prenderci, questi vengono, comprano il topolino, comprano il serpente, comprano la tartaruga, comprano il coniglio, poi dopo un po' si rompono i coglioni e noi che cazzo dobbiamo fare? Dobbiamo prenderci questi animali e mantenerli noi!
rendiamoci conto che gente c'è qua. Li mantengo io. Noi siamo chi lavora, non capisci il potere. Perdonami, ho un centro di recupero. Ho un centro di recupero. Sei in diretta. Ho un centro di recupero per animali esotici. Li pago io gli animali. Sì, allora abbiamo finito. Li pago io gli animali. Ma tu sei un onnivoro, mi interessa cosa hai in pancia. Mi stai discriminando. Perché? Ho studiato gestione dell'ambiente, ho un centro di recupero per questi animali. Ma chi se ne frega? Per gli animali che comprano queste fiere li pago io. No, però queste fiere non sono. Queste fiere sono un compravendita. Sai cosa vendo dentro? Dei libri che ho scritto io su come gestire questi animali. Capito, ma sono, è una compravendita. Io mi porto a casa il Yaxolot e me lo metto nella teca. No, è sbagliato. Conosci Yaxolot? Yaxolot, non ci sono più in natura per l'inquinamento. Io li riproduco. Ascolta, se vuoi salvare gli animali non vi lanciate in questa fiera. Dai, qui si parla di compravendita e basta, non di salvataggio. Ah, sì, io li vendo con il riso. Io non so chi sei te, quindi non so cosa fai. Ho capito. Questa è una fiera di merda, dai. Tu ti stai rivolgendo a me in modo cordiale e io questa cosa la apprezzo. Ok. E anche il mio pubblico spero che lo stia apprezzando. Okay. Io però lui già no, mi sta discriminando a prescindere per quello che faccio. No, io ho un'associazione e veramente, ho quattro veterinari che lavorano per me salvando questi animali e mi sento offeso. Anche noi li salviamo gli animali, anche noi li salviamo, ma non andiamo di certo né alle fiere a dove si vendono, si comprano, né li compriamo, ok, per salvare. Allora, per salvare gli animali si salva l'ambiente in cui stanno, ok? Oggi sono state adottate. Se no, io oggi non voglio avere il panda nella gabbietta. Oggi, e così, fermati. Oggi sono state adottate 10 tartarughe del mio centro di recupero. Senza questa fiera erano 10 tartarughe sul mio groppone. Ascolta, ma tu fai delle cose belle in una fiera di merda. Ho capito, il problema qual è? Che se tu mi contrasti questo mercato che sta cercando. Mi stai dicendo che questa fiera serve per gli animali, cioè per salvare gli animali? Assolutamente sì. Ascolta. Hai parlato con l'organizzatore, stiamo lavorando. Ascolta. Già che mi alzi la voce non va bene. No, però allora. Lui si sta rivolgendo in modo cordiale. Tu sei fuori di testa. Ma come stai? Basta un attimo, allora. Mi piace con le persone cordiali. No, sì, ma ti sto dicendo che questa è una fiera di merda, ok? Quindi quello che tu fai è bello, ok? Ma qui dentro non è bello quello che fanno. Quindi punto. Poi tu ma lavoriamo per migliorare, non per migliorare, distruggere. Sicuro non in una fiera. Perché non si può fare? Perché non si può fare una fiera fatta bene? Ma se tu mi tagli le gambe e non aiuti a migliorare, stai soltanto tagliando le gambe. Questa è una fiera del cazzo. Sono anni. È la base. È la base per un futuro. E io sono nato anche grazie a questa cosa e faccio del bene oggi. Io lo so, io conosco la gente che ha i rifugi, che ha i centri di recupero per gli animali, ok? Non è che mi stai raccontando una cosa fuori dal mondo. Quindi so come si comportano, di sicuro non vanno alle fiere degli allevatori, quelli che magari hanno bovini, capre salvate dagli allevamenti o recuperate da maltrattamenti. Ma io su questo vi do quindi assolutamente ragione, ma lavoriamo insieme. Ho capito, ma non io e te lavoriamo assieme, non dentro questa fiera. Ma hai parlato con l'organizzatore? Giusto, ascolta, no, non ho parlato e non mi interessa. Non mi interessa parlare, questa è una compravendita, loro vivono su il pubblico, ok? E la compravendita all'interno, perché penso che ci sia la compravendita all'interno. Punto, basta, questo è sbagliato. Se mi vuoi parlare di recupero, allora parliamo io e te. Io ti dico, ma non dove c'è una compravendita. Ho capito, mi sembra abbastanza chiaro. Io allevo tartarughe in via d'estinzione. Quelle tartarughe, se non le allevassi io, a rischio estinzione non valutato. Non valutato. Senza di me, quella specie domani si estingue. Sì, ma un centro di recupero può anche, allora, se un animale, per dire, è in estinzione, può anche farli riprodurre, ma di sicuro non per essere venduti e per essere messi dentro una gabbia, ok? Se io faccio riprodurre i panda, ci sono 5 linee genetiche di axolot al mondo, senza quei poveri cristi che ce l'hanno come pet, la specie sarebbe estinta. Sì, ma non è che salvi una specie e ne condanni tutte le altre solo perché non sono rare, capisci? Su quello allora cerca di capire la sua protesta è mirata. Ma non siamo estremisti, capiamo? Cioè io ti dico, sei contrario ai mammiferi esotici, io ti do ragionissima. Vabbè, noi questa è la protesta che stiamo facendo, capisci? Ok, ma
sei specifico, sei specifico e mi argomenti nel modo corretto, i tuoi colleghi non tanto. Ho capito, poi non è neanche facile qua, perché capisci che... Sì, sì, ti capisco perfettamente. Ma se ti trovi anche a situazione di dire le nostre posizioni, che sono abbastanza... Io vi dico... Anche logiche, eh? Sì, sì, ma io vi dico, se lavoriamo insieme arriviamo a un traguardo reale. Già lo stiamo facendo, cioè, allora, noi facciamo attivismo in un certo modo, ma collaboriamo anche con i centri di recupero, con i santuari, ok? Quindi sappiamo queste cose, capisci? Quindi c'è una collaborazione, no? C'è una collaborazione. A me sembra che tu stai facendo il tuo lavoro, i tuoi colleghi non tanto, però questo è un punto di vista mio personale. Ripeto, qua purtroppo non ci possiamo mettere seduti a tavolino a parlare tranquillamente. Non so, se vuoi ci ritroviamo. È più fruttuoso, vabbè, ma qua no, capisci? Qua comunque la maggior parte delle persone è sapessimo anche te, che viene dentro per comprarsi l'insetto, per comprarsi il serpentello. Una volta siamo ovviamente contro qualsiasi tipo di animale comprato, perché ci sono i rifugi pieni, i canini ripieni, ma lo so, è vero, però cioè, se tu guardi a livello specifico, ci sono specie, cioè la specie di tartaruga più abbandonata viene dai negozi, non dalla fiera. Cioè, sì, tu stai protestando davanti a una fiera, ma le tartarughe che abbandonano, questa è una fiera che fa il giro dell'Italia per... Ma le tartarughe che abbandonano sono comprate dai negozi, non dalla fiera. In fiera ci sono io con i miei libri. Ma sì, ma ho capito, tu dici e che tu stai davanti a una quello fiera. Che ti spiega bene. Sì e no, va bene, guarda, ok, quello me lo potrebbero dire anche i negozi, che non è vero quello ma che ti stai giuro, dicendo. Ma le vendo io le tartarughe, ti dico, le vendo con un libro grosso così che sarai felice di regalare. Sì, però tu, sì, ma la tartaruga va a finire in una gabbia, ok? Non va a finire libera, ok? Porto, se tu allevi... Guarda, se ti porto il mio libro, c'ho la teca in casa, ti dico quanto è grossa, guarda. Così, allora, mettiamo la ghetto in salotto. Il panda lo mettiamo, dici c'è due panda al mondo, cosa facciamo? Li facciamo riprodurre, va bene? Ci può stare, no? Li facciamo riprodurre, va bene? Li fai riprodurre e poi li rilasci in natura, ok? Questo è... controllati, perché se sono due esemplari non li puoi lasciare liberi. Va bene, cerchiamo di ampliare le cose. Però aspetta, ma stai facendo un paragone con animali selvatici, questa fauna è in cattività da anni, non la puoi neanche rilasciare. Ma ho capito, blocchiamolo, 10 anni fa queste fiere non c'era la mania del tengo, no, il serpentello. C'era la scimmia 10 anni fa, ma certo che c'era la scimmia, ma è ancora peggio. Sì, vabbè, ancora peggio, per noi è uguale, non è che cambia ma molto. Ma stai scherzando? Ma animali, è stata tolta la scimmia, animali, certo, che possono che c'era vivere le scimmie, in cattività senza particolari problemi contro animali tipo i mammiferi esotici. Ma che ho capito, ascolta, patologie. ma tu non mi devi creare un essere per stare in gabbia, ok? Se tu, allora tu, il tuo ragionamento ci sta fino a quando tu mi dici che io faccio riprodurre animali che sono in rari, che sono in via di estinzione, per essere rimessi in natura. Ma la natura non è più un'opzione. Il lago Xomicilco è inquinato così, gli axolotl non potranno mai tornare in natura perché si sono estinti. Vabbè, allora preferisco che siano estinti, sinceramente, perché non mi interessa. Ma non mi interessa, allora tu li fai riprodurre per tenere una teca. Su questo siamo al limite fra me e te, c'è questo blocco, capisci? Poi nessuno dice che... Guarda, ti sei espresso in un modo che io adoro, perché tu puoi anche non pensarla come me, c'è una divergenza etica su questa cosa qua, perché per me è inutile che una specie sopravviva in gabbia, preferisco che scompaia. Guarda, io ti ringrazio perché sei stato onestissimo, veramente, poi noi siamo umani, ok, e quindi ci piace questo animale, ci piace l'altro, e quindi la natura non ha queste cose, la natura... Ma la pensiamo allo stesso modo, solo che io ti dico: non preferisco all'estinzione, preferisco una detenzione fatta bene, nei modi più consoni. Io sono contrario, ovviamente, a questa cosa. La nostra divergenza è quella. Per tutto il resto, ti dico: si può parlare di quello che vuoi. Parlano la dieta chetogenica. Perdonami, non sono con la tua stesso impatto. Preferisco un dialogo con te. Allora, c'ha ragione. Ma noi siamo qui a protestare contro di te, anche se sto parlando di io con qualsiasi persona parlo nella mia vita privata, posso avere davanti un onnivoro. Io ho un centro di recupero e ho 4 veterinari che lavorano sugli animali abbandonati, e nel momento in cui ti sento alzare la voce, cioè voglio buttarmi su da una rupe.
perché veramente, cioè, non alziamo la voce qui, però durante il presidio si può alzare comunque anche la voce, perché sta nel... Si parla umani, cioè io con te ho un dialogo. Ma se quando siamo, capisci che siamo sui microfoni, si può sapere, voglio sapere. Guarda che poi ti ripeto, noi ci adeguiamo a quello che abbiamo davanti. Se io sono qua con te, perché si può discutere, se uno non vuole discutere, vuole provocare, io accetto la provocazione, cioè non mi faccio, non mi tiro indietro, capisci? È così. Ma ascolta, questo è relazionarsi con quello che è dall'altra parte, no? Io ti dico, si può lavorare insieme, non è impossibile. Noi abbiamo tante collaborazioni anche con gente che non è come vegani, ci sono molti dei centri di recupero che non sono vegani, capisci? Quindi purtroppo vedi, cioè non è la perfezione, cioè, come non siamo, imparando, può cambiare. Non siamo stati perfetti noi, perché anche noi abbiamo, e siamo sempre in cammino, no? Okay. Certo, ma infatti, ma quello noi non stiamo parlando adesso del presidio. Il presidio è ovvio che decidiamo noi come cosa fare. No, vabbè, adesso riprendiamo, dai. Ciao. Grazie mille. Boh, niente. Avete visto anche voi la divergenza, lui l'ha detto, loro preferiscono l'estinzione rispetto alla conservazione, io purtroppo no, preferisco sempre all'estinzione la salvaguardia, perché è possibile. Con una persona abbiamo potuto parlare, con gli altri no, perché sono fuori di testa, attivisti. Non so se avete visto il tatuaggio di quella lì, a un certo punto l'ho inquadrato, anarchia, ah bello così, bello, allora se anarchia capiamoci, quella lì vabbè ovviamente fuori di testa come il pane, ma un confronto costruttivo c'è anche stato. La divergenza è questa: noi non vogliamo l'estinzione di queste specie, loro sì. Solo questo. Ciao!